Ragazze, oggi è un nuovo video tutorial, è un make-up dedicato ai capelli rossi. È inoltre una collaborazione con Mary Passion for Makeup 1987. Lei farà il trucco per le more e io faccio quello per le rosse. Vi lascio il suo video qui per andare a vedere anche il suo canale. È una ragazza che fa anche lei tutorial, video recensioni di trucco di bellezza e così via. È un make-up che sto realizzando da quando ho cambiato il colore dei capelli, anche per tutti i giorni, perché è molto veloce, è molto pratico e mi sta piacendo moltissimo come sta con il mio nuovo look. Spero che vi piaccia anche a voi e vi lascio qui il tutorial. Inizio stendendo un fondotinta su tutto il viso. Si tratta del mio solito fondotinta di pupata tutti i giorni. Lo applico prima sulle guance, mento, fronte e naso e poi lo massaggio proprio come se fosse una crema idratante. Ne applico anche un pochino sulla palpebra per uniformarla e per creare la base per l'ombretto successivo. A questo punto prendo un ombretto color panna e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio. Vado a fare le sopracciglia, prendo un marroncino che vira a rosso, perché da quando ho fatto i capelli rossi, le sopracciglia del mio colore naturale non mi stanno più molto bene. Quindi, per darle un attimo un tocco di colore che si avvicina di più al colore del mio capello, uso proprio questo escamotage. Successivamente prendo un marroncino intermedio e lo applico nella piega dell'occhio. E adesso prendo l'ombretto cardine di tutto il make-up. Si tratta di questa sorta di marroncino bronzo rosato, insomma questo che vedete, che applico in primo luogo sulla palpebra mobile, quindi lo picchietto per bene, e poi sfumo tutto ai lati, quindi un po' verso l'esterno, un po' verso l'alto. Bene, adesso prendo la mia matita preferita, questa è la matita marrone di Essence, comunque trovate tutti i prodotti usati nel link nell'info box, e la applico a mo' di eyeliner. Prima faccio un occhio e poi l'altro a piccoli tratti per rendere i due occhi più simmetrici possibili. E poi con un pennellino angolato sfumo la linea e la definisco verso l'interno e verso l'esterno facendo una sorta di linguetta. Prendo il marrone intermedio usato precedentemente e lo applico nella rima esterna inferiore, nella palpebra esterna inferiore. E ora con un illuminante sfumo nella parte interna, sempre inferiore dell'occhio, per fare un punto luce. E poi proprio poco poco sotto l'arcata sopraccigliare, anche se potremmo evitare. Passo la cipria su tutto il viso e ritorno agli occhi facendo alcune passate di mascara nero.
Ora passiamo al viso, facciamo una sorta di contouring con un marroncino. C'è da dire questa cosa, da quando io ho cambiato colore di capelli non mi vedo più con un trucco acqua e sapone sul viso, cioè mi devo vedere truccata sul viso, altrimenti è come se il mio incarnato, tutto il viso, il volto, andasse un po' a perdersi. Quindi io adesso andrò a fare un bel contouring, bello sfumato sotto i zigomi, un po' intorno alla mascella, intorno alla fronte, e poi andrò con un bel blush potente, anche se so che a molti di voi non piace, però vi giuro, io se adesso metto un blush color rosa chiaro chiaro chiaro, rossino chiarino, così non mi piaccio per niente, perché il mio viso si perde totalmente. Quindi adesso devo usare con il colore, quindi faccio questo contouring, lo sfumo comunque abbastanza bene. Poi prendo questo bel rosa acceso e ci vado giù di blush potente, come dicevo prima. Poi vabbè, qui sembro anche più chiara sotto le luci bianche. Poi dal vivo sono un pochino più scura, quindi sta meglio. Magari qui sbatte troppo, ma poi vi assicuro, almeno secondo il mio gusto, sta benissimo. Poi con il pennello sporco di blush vado un po' su fronte, naso e mento, con quello proprio, con il blush rimanente sul pennello. Eccoci qui. Facciamo poi una passatina di illuminante, sempre sopra le guance, al centro del naso, sulla fronte e nell'arco di qui. Per quanto riguarda il rossetto farò un mix di due colori. Prima applico questo color carne molto luminoso, ma comunque abbastanza poco evidente, nude. E poi lo ravvivo. Con questo rossetto rosso fuoco che applico con un pennellino, lo sfumo piano piano, leggermente stratificandolo di volta in volta fino ad ottenere un color labbra vive, un corallo diciamo, comunque il colore che vedrete qui. E il tutorial è finito qui. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi come al solito di cliccare mi piace, farmi sapere in un commento cosa ne pensate, aggiungere i video preferiti e aggiungermi se vi va anche a Facebook e Instagram. Questo è il risultato finale e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!